più facile andare in gol, vero? Complimenti. E dunque godiamoci questa straordinaria mostra. Buona serata. Caltagirone per la mostra del Grande Torino. Ma sono sempre sensazioni ed emozioni particolari quando si parla del Grande Torino. Questa era una grandissima squadra. In Italia per tantissimi anni era diventata la squadra imbattibile, più o meno come potrebbe essere oggi rappresentata dalla Juventus, no? E soltanto una disgrazia ha tolto a questi grandi campioni la possibilità non solo di vivere ancora più a lungo, ma soprattutto di poter continuare a vincere, poter diventare l'orgoglio italiano. E quindi quando si parla del Grande Torino c'è sempre una grande emozione. Poi ho avuto la fortuna di giocare in quella società e di vivere nel mito di questi grandi campioni, e vi assicuro che sono emozioni anche difficili da esternare. Un mito però che è anche realizzato, che è un campionato italiano, un campionato del mondo. E rispetto al passato, oggi il calcio è meno romantico, è più business? Sì, è molto meno romantico, più business e più tutto, ma d'altronde il mondo che è cambiato, la tecnologia, sono cambiate tante cose, quindi è cambiato anche il calcio, per certi aspetti è migliorato, per altri no. Io però sono più attaccato al mio calcio, dove c'era più attaccamento, più affetto, più disponibilità verso la gente, verso i tifosi. Oggi mi sembra tutto molto più basato sul business, e questo non è che mi piaccia molto. Un augurio per la nazionale che gioca oggi. Beh, un grande in bocca al lupo, ma io credo che manchi solo un punto per avere la certezza di andare a fare i playoff. Speriamo di vincere, di fare bene queste prossime due partite, e poi ci prepariamo per la partita più difficile che dovrebbe poi portarci ai mondiali in Russia.